Sono le 15 e 3 minuti. Brown the Rocks. Join the club. Ora vi racconterò una storia. Ma come sanno tutti i bravi narratori, prima di cominciare è meglio assicurarsi che il pubblico sia attento. Siete seduti comodamente? Siete pronti? Cominciamo. Hey you! C'era una volta. Hello. Le macabre. Freestyle. C'era una volta a Bra un posto amabile e bizzarro. Un posto divenuto storico. Un posto in cui generazioni di braidesi e non sono cresciuti musicalmente e culturalmente. Un posto che aveva le sembianze di una grotta. Un posto che in molti abbiamo chiamato casa e che in molti invece non hanno compreso appieno. Un posto magico, unico. Un posto che ha visto nascere e morire storie d'amore, gruppi musicali, idee e progetti. C'era una volta le macabre. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. E il giorno perfetto fu proprio quel 24 dicembre 1972,
in cui Francesco Busso e Dorina Della Torre decisero di aprire Le Macabre, questa discoteca che noi ci siamo appiccicati al cuore. Buongiorno a tutti, venerdì 24 aprile 2020, in pieno lockdown, quasi alla fine speriamo, inizia questo che è un programma al quale io tengo particolarmente. C'era una volta Le Macabre. Vi do il benvenuto e vi inizio a dire che sono molto molto emozionato, perché per me, allora, andare in diretta in un programma radiofonico dà sempre molta adrenalina. Farlo per questo tipo di programma, per un posto che nel quale io ho praticamente vissuto, come tanti di voi, più di 10 anni della mia vita, non tutte le sere, ma quasi, dove ho tanti amici e tante persone alle quali sono rimasto affezionato col tempo, è una di quelle idee che addirittura prima dell'idea della radio braidese, di questa nostra idea, di questo progetto, avevo già in testa. Il problema era come realizzarlo. Io ho avuto l'opportunità e l'occasione, una triste occasione, qualche giorno fa, qualche ormai più di un mese fa, di partecipare alla commemorazione, al saluto che abbiamo dato a Sara, e ci tengo a ricordarla proprio in apertura di trasmissione. E in quell'occasione io ho rivisto generazioni di persone, di ragazzi che si sono ritrovate insieme in un bar a fare l'aperitivo dopo aver salutato Sara, ed è lì che ho pensato è ora di partire con C'era una volta Le Macabre. L'idea era quella inizialmente di fare un programma proprio cronologico, quindi parlarvi dei DJ degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, fino alla chiusura di quel fatidico 2007. E poi però mi son detto, ma no, potrei fare il programma impostato sulle serate. Se vi ricordate, io ricordo le serate, ad esempio Anno Zero, Lascia l'ultimo ballo per me e tante altre. Ma poi ho pensato no. Ho pensato che forse la maniera migliore era quella di prendere tutte queste persone e far finta di rientrare tutti insieme in questa grotta, e quindi tutti insieme con i DJ che si alternano in console. E che dire, bando alle ciance e ai sentimentalismi, perché in questo momento non ci resta che far altro che far parlare la musica, quindi direi che possiamo iniziare a ballare, e lo facciamo così. Living and dying, and the stories that are true. Secret to a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, black hair, Cadillac. Time
Dai, 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 che ci sono, ci sono. Mi sono sciolto. I Rancid con Time Bomb hanno fatto sì che anch'io mi sia sciolto e possa iniziare in maniera più tranquilla e meno emozionata questo C'era una volta le macabre. Io vi invito al 349-192-7726 a mandarmi i vostri messaggi, come ha fatto adesso la mamma del nostro Ricky Moroni, che mi racconta un aneddoto. Io li raccoglierò tutti, farò un bel file come ho fatto con le vostre canzoni che avete copiosamente inviato sul gruppo delle macabre su Facebook, quando io 10 giorni fa ho fatto questo post chiedendovi un paio di canzoni a testa. Voi mi avete inondato delle vostre fantastiche canzoni che mi hanno riportato alla mente e mi aiutano ovviamente a mettere su quelle che saranno un'infinità di puntate a questo punto, perché sono veramente tanti i brani che sono passati al macabre dagli anni 70 fino al 2007. E però bisogna fare innanzitutto un pochettino di storia. Perché? Perché c'è tanta gente, voi che siete all'ascolto probabilmente più della metà, ma che dico più della metà, il 95% di quelli che mi stanno ascoltando probabilmente è gente che nel macabre c'è stata e ci ha vissuto, ma ci sono anche tanti ragazzi che magari sono nati dopo il 95, quindi via, che non hanno avuto il tempo di frequentare questo splendido locale che ci ha formati, che ci ha costruiti sia musicalmente che culturalmente, come ricordava nell'incipit la voce di Radio Brown The Rocks, che è Nicla, che io ringrazio per questo contributo che mi ha fatto avere, che le ho richiesto. Che dire, nel 72 Dorina e Francesco aprono questa discoteca che fa subito molto scandalo, perché è in una città di provincia, qui a Bra, qui nella nostra splendida cittadina, ai piedi della Zizzola. Questo locale, la cui insegna è una donna trafitta da degli aghi, il cui interno è una grotta, è macabra, proprio come dice lo stesso nome, è un posto che incute timore, e invece è un posto che molti abbiamo chiamato famiglia, ma è un posto che ha ospitato degli artisti fantastici. Vi cito solo alcuni di questi. Per quanto riguarda il cabaret, mi vengono in mente Antonio Albanese, Bebo Storti, la Littizzetto, hanno fatto degli spettacoli al macabre. Si ballava di pomeriggio, si ballava di sera. Il primo DJ, questo Marco di Torino, prendeva il treno tutti i giorni dal martedì alla domenica, pomeriggio compreso, e faceva su e giù. E poi sono arrivati Adolfo, Carlo e Marcella, Pierpaolo, Roby, Tore, Sergio, Virgilio, Willy negli anni 70 e negli anni 80, Vallì, Alberto Renato, Cristiano Godano dei Marlene, Luca Busso iniziò negli anni 80, e poi Giuseppe Napoli, come non ricordare Giuseppe, Pietro Iona e Raffaella, Manuela Bergese, gli anni 90 con Stefano Sardo, Giuppi, Carlo Bogliotti, Walter Scotellaro e figlio, Gianluca Servetti, e poi Rinaz, Giangrasso, Lombardo, e anch'io ci ho messo i dischi una volta e sono orgoglioso di averlo fatto, una volta sola, me l'hanno fatto fare, ma è andata bene così, via. E quanti gruppi poi, i Subsonica hanno fatto il loro primo concerto lì, e poi Nico, la fantastica Nico, prima voce dei Velvet Underground, ma poi tantissimi gruppi, lo Schidezzi, i Fratelli di Soledad. Io ricordo un concerto dei Fratelli di Soledad che ce l'ho ancora cucito sulla pelle, e quanti altri. Durante queste puntate noi cercherò ovviamente insieme a voi, insieme al vostro aiuto, di ricordarli tutti. Aiutatemi, lo potete fare al 349-192-7726, lo potete fare sulla nostra pagina Facebook di Radio Brown The Rocks, e lo potete fare sul gruppo quello del macabro, Macabro Mon Amour. Vi invito a iscrivervi se ancora non ci siete, perché lì sopra magari io provvederò anche a farvi qualche richiesta, come ho fatto con le canzoni qualche giorno fa. E a proposito di anni 70, andiamo un po' indietro nel tempo, perché sicuramente i primi DJ del macabro, in quell'epoca in cui nasceva la disco music, hanno sicuramente suonato questo pezzo che vi faccio sentire adesso, un capolavoro che ispira ancora oggi tutti gli artisti di musica elettronica e tutti gli appassionati come me di questo genere musicale. C'era un certo Giorgio Moroder che ha composto questo brano, e una certa Donna Summer ne cantò le parole. Sentite che capolavoro assoluto.
e al 349-192-7726 stanno arrivando i vostri graditissimi messaggi, tra i quali mi scrive la mamma del nostro speaker, del nostro Moroni, che questa mattina era in diretta qui dalle 10 a mezzogiorno, raccontandomi che lei negli anni, in quei mitici anni 70, aveva circa 15 anni, sfuggiva al controllo della sua mamma e finiva al macabre in quel periodo in cui si ballavano anche molto i lenti. Mi fa una richiesta che ovviamente non ti posso mettere oggi, ma me la segno come promesso, e nelle prossime puntate sicuramente arriverà anche questa tua richiesta. Addirittura dalla Thailandia c'è Mario che ci sta ascoltando e mi ricorda che anche lui ha suonato, ha messo musica al macabro e molto di più ai Cavalieri, e quindi raccontatemi le vostre esperienze, le vostre emozioni, i vostri primi ricordi che avete avuto al macabro. E io intanto, prima di aspettare i vostri racconti, vi racconto il mio, perché io nel 1994 avevo 16 anni e a quei tempi con i miei amici si andava al Charlie Brown, che era dall'altra parte di Piazza Carlo Alberto, e tutti se lo ricorderanno, il mitico Gigi e sua moglie Pinetti al Charlie Brown. E una sera io arrivai al Charlie Brown, ai tempi non c'erano i telefonini, quindi non si poteva mandare il messaggio ragazzi ci vediamo là, ci vediamo qua, ci si trovava e via, si usciva e chi c'era c'era. E quella sera al Charlie non c'era nessuno, allora io mi sono detto ma io vado a fare un salto al macabro, non c'ero mai entrato. E lì scoprì un mondo in cui, attraversando questo tendone rosso, ricordo che non c'era nessuno perché era presto, erano tipo le 10:30, 11 di sera, quindi era appena aperto. In quegli anni i locali iniziavano ad aprire un po' più tardi. Già una cosa che mi sconvolse, ai tempi ogni tanto andavo al Mackie Movies, e quindi il fatto di che non ci fossero i classici buttafuori che ti guardavano, ti controllavano per come fossi vestito, questa cosa mi lasciò già un po' interdetto. Dicevo, ma qui quindi fanno entrare tutti, no? Dorina mi fece pagare, la fantastica e cara Dorina mi fece pagare l'ingresso, ma subito mi disse se vuoi posso farti la tessera. Io lì per lì non la feci, poi da lì ebbi la tessera per penso una decina d'anni di fila, e relativa magliette che ahimè la mia mamma mi ha buttato, credo, perché oggi volevo metterla e non ne ho più trovate, quindi se ne avete mandatemi le foto e fatevi vedere con la maglietta indosso mentre ascoltate C'era una volta le macabre. Io entrai, non c'era nessuno, mi ricordo che andai al bancone, presi una Coca-Cola, ai tempi a 16 anni non bevevo ancora, non ricordo chi me la servì, non ricordo se ci fosse già Patrizia, questa splendida Patrizia che ho avuto il piacere di rivedere poco tempo fa, con i suoi capelli lunghi, neri, bellissima, o se fosse Sara con i suoi capelli biondi. In console anche non ricordo chi ci fosse, ricordo solo che io quando entrai sentii questa canzone, era appena uscita, era il 1994, e la voce di Tricky, di un certo Tricky, mi colse allo sprovvisto, perché mi diede un calore e un'emozione. Io da lì per sempre adorai questo genere, i Massive Attack, Karma Coma. You sure you wanna be with me? I've nothing to give, but lies say this love is best. We'll leave us in emotional pace, take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk, take a rest. With the strength we have together, but for now,
Emotional ties, they stay severed. When there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Le piastrelle storte nei bagni, che quando entravi ed eri un po' alterato dall'alcol e da chissà cos'altro, queste piastrelle ti si incrociavano davanti agli occhi. E poi i divanetti, perché ognuno aveva il suo posto. Io ricordo che il divanetto più ambito era quello guardando il palco, alla sinistra del palco, quindi in fronte alla console, al fianco della console. Quello era il divanetto più ambito. E poi c'erano quelli nascosti, quello alla sinistra dell'ingresso. Quella è stata zona mia per parecchio tempo, ma anche quelli in fondo verso i bagni, in cui andavano solo quelli più fighi, no? Quelli che si volevano nascondere. Si andava a ballare nell'altra pista, quella più piccola. Tanti di quei ricordi, e stanno arrivando i vostri messaggi. Rossella mi dice: Robby, vuoi farci piangere? No, non voglio farvi piangere, adesso vi faccio anche ballare. Quest'oggi avremo anche un ospite, il primo ospite di questa trasmissione, di questo programma C'era una volta le Macabre. Non ve lo voglio ancora svelare, un ospite telefonico, lo contatteremo tra poco. Ma prima andiamo avanti con i vostri messaggi, perché continuano ad arrivare. Scrivetemi al 349-192-7726. Io spero che il format vi stia piacendo. Adesso arriveranno anche i brani. Io sono un po' legato alle mie di canzoni, però adesso vi faccio ascoltare un brano che va in onda dal 1986, che sicuramente è stato suonato, forse uno dei brani secondo me più suonati all'interno della grotta, perché io l'ho sentito mettere in tantissime serate. L'hanno suonato Bogliotti, l'ha suonato Giuppi, l'ha suonato Stefano Sardo, soprattutto Elisa, Bogliotti e Vallì sicuramente l'hanno suonato in tanti, e lo suonano ancora adesso, lo mettono ancora adesso nelle serate che vengono fatte, in quella che è diventata un po', permettetemi di dirlo e di avvicinare un po' i due locali, in Arena Boglione, quello che è diventato il posto più simile a quello che era Le Macabre. Non confondete quello che sto dicendo, non è la stessa cosa, ma è il posto più simile. E che dire, io non posso fare altro che farvelo ascoltare, lo riconoscerete subito già dall'attacco. Loro sono The Smiths e questa è Big Mouth Strikes Again. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, 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 sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to a Roman nose and her walkman started to melt.
niente, è arrivato il momento più difficile per me, perché ho appena ricevuto un messaggio da Mia. Mia è la nipote di Dorina, figlia di Vallì, che mi ha detto che Dorina sta ascoltando e che saluta a tutti voi. Scusatemi, ma questa cosa mi emoziona particolarmente, ma bisogna andare avanti perché continuano ad arrivare i vostri messaggi al 349-192-7726. Mi scrive Giulia dicendo: adoro questo pezzo, riferendosi al pezzo degli Smiths. In effetti lei l'ho ascoltato per la prima volta proprio al Macabre ed è così che si è innamorata per gli Smiths. Purtroppo ha vissuto solo gli ultimi anni di quel posto magico ed era ancora minorenne, dice. Poi ci scrivono anche da Fossano: da ragazzina fossanese le Macabre mi sembrava un luogo sacro, inarrivabile. I più grandi che c'erano già stati lo descrivevano come un luogo unico. Ricordo perfettamente quando ci entrai per la prima volta a fine anni 80. Posso sentirne ancora l'odore e provare quella stessa gioia. Le altre discoteche smisero di esistere. E questo ovviamente è quello che penso anch'io, soprattutto ricordando l'odore. Ai tempi si poteva ancora fumare al Macabre, quindi arrivavi a casa sempre con gli occhi che bruciavano e questa pseudo bronchite da serata al Macabre. Siamo arrivati a un altro momento personale mio. Ripeto, nelle prossime puntate cercherò di dire il meno possibile riguardo la mia esperienza al Macabre, ma in questa prima puntata non posso farne a meno, soprattutto perché aspetto le vostre di emozioni e di racconti e di ricordi. Era il 1997, era febbraio, e quattro ragazzi su una panda bianca. Loro erano il sottoscritto, io, c'era Andrea, c'era Gipi e c'era Gianluca, anche lui speaker di Radio Brown the Rocks. E si girava per la città di Bra, si andava poi a San Matteo, a San Michele, non vi dico a fare cosa, potete immaginarlo. E in una di queste sere noi conoscemmo due ragazze, Piera e Michela. Da lì iniziò quella che fu una storia che non ha mai avuto fine. Questa ragazza mi rubò il cuore e mi aiutò a diventare quello che sono. Sono un padre di due figli nati anche soprattutto grazie al Macabre, perché se io non avessi conosciuto la madre dei miei figli in quel posto sacro che per me è diventato sacro, probabilmente loro non ci sarebbero, ovviamente. E niente, in quel periodo io provavo anche a suonicchiare un po' insieme alla mia band, gli Occhi a Pallà, e amavo il reggae e questa canzone divenne l'inno della mia stessa esistenza, quello che un po' sono diventato, un re senza trono. E questa la dedico a voi ragazzi, Andrea, Gipi, Gianluca, Michela e ai miei piccoli bambini e a tutti coloro che hanno varcato quella tenda delle Macabre. Tutta per voi, Casino Royale. Lei mi viene a trovare in sogno di notte, quando il cuore nel sonno rallenta il suo battere. Sono sguardi complici, dolci movimenti, il salato sapore d'amore ancora segna i suoi denti. Lei conosce i miei segreti, lei sa la mia vera età. E allora di tutto questo ho bisogno una prova. E allora di tutto questo ho bisogno una prova. Sfioro il suo corpo con un dito e mattina ed il sogno è svanito. Dolce, dolce, forza. Lascia stare, capito, non scoccare, le tue frecce sono disarmato. Certo amare ha un prezzo e deve essere pagato, ma il mio cuore abbiamo già dato. Dato di fatto sono stato colpito, allora corro per la strada con un nodo in gola. Corro per la strada per parlarle ancora. Corro per la strada con un nodo in gola. Per la strada non riesco a respirare, pinto di cuore la tibia per cercare di svelare. Perde sangue il mio cuore, rebus cerebrale, di dimenticare, da dannarsi, dannare, torno stanco, amare dormo e mi ritorni.
solo un bambino più uomo. Sulla pelle il ricordo di questo naufragio, nel suo caldo corpo io non credo, ma prego, nulla mi può salvare. Forse un angelo amico ora mi sta ad ascoltare, e dal mare di gente una luce, una sera, quel che credi impossibile ancora si avvera. Era una nuova corona, ma ora so cosa sono, sì, senza regina, un re senza trono. 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 Passa il tempo ma rimane sulla pelle il ricordo. E che dire, rimane come arrivano tantissimo, tantissimo, e sono graditissimi i vostri messaggi. Dorina, attraverso le parole di sua nipote mia, scrive che si è emozionata anche lei, questo mi fa enormemente piacere, come l'hanno fatto in tanti altri. Mi scrive Enrico nostro speaker, che si ricorda che un anno non aveva fatto la tessera, voleva fare il furbo e usava quella dell'anno precedente. Dorina lo beccò, gli fece il culo. Lo fece entrare lo stesso, però la volta dopo lo obbligò a fare la tessera. Ammetto, Enrico, e lo dico, Dorina, mi stai ascoltando, l'ho fatto anch'io, ma io mi sa che sono andato avanti più di una sera senza tessera, anche qualche mese, però poi ho provveduto spendendo sicuramente in alcolici e quant'altro. Quindi sono tanti gli aneddoti che ci riportano alla mente questo magnifico periodo per noi tutti. Ovviamente io mi scuso con tutti coloro che magari hanno vissuto le macabre prima di noi, e quindi io non ho ricordi, e quindi per questo ho bisogno di voi. Ma per questo è arrivato anche il momento di quello che è l'ospite di quest'oggi, e non poteva non essere uno dei padroni di casa. Sto per telefonare a Luca Busso, DJ nonché uomo di famiglia ovviamente delle Macabre. Adesso vediamo se risponderà. Telefono sta squillando, mi piace sempre molto farvi sentire il telefono. Pronto? Che squilla. Luca, buongiorno, ciao, qua siamo tutti che piangiamo, sappilo. Sì, anch'io pianto un pochettino. Lo sai che c'è la tua mamma all'ascolto? Sì, ho sentito. Tu sei a Milano, giusto? Sono a Milano, sì. In diretta telefonica su Radio Brown The Rocks, in questa prima puntata di C'era una volta le Macabre, Luca Busso, come ti presento? Regista, DJ storico delle Macabre, padrone di casa, come ti devo presentare? Come vuoi tu, va bene in qualsiasi modo. E allora ti presento come Luca, colui che mi ha fatto ballare per anni in quella grotta maledetta. Senti Luca, io sto andando un po' di ricordi, no? E volevo chiederti, sì, qual è il tuo primissimo ricordo che hai delle Macabre? Tu sarai stato un bambino nel 72, quanti anni avevi tu? 6 anni. Avevi 6 anni. Qual è il tuo primo ricordo in assoluto? Allora, innanzitutto che non avevo più l'asino, la capretta. Perché il Macabre è stato, diciamo, è stato costruito al posto di un cortile, sì, dove avevamo un asino e una capretta con cui andavamo in giro per i giardini. Poi mio padre e mia madre fecero i lavori, chiusero questo cortile, e quindi il primo ricordo è non avere più l'asino e la capretta. Quindi non è un ricordo piacevole per te, probabilmente. No, però è poi il secondo, invece, quello che ricordo meglio è che io la domenica pomeriggio facevo il guardaroba. Ok. Quindi da bambino proprio, quindi prendevo i cappotti e
mi annoiavo terribilmente, cioè per me era una tortura praticamente, con tutte le ragazzine che venivano mi davano un pizzicotto sulla guancia dicendo che bel bambino, capito? Cioè, la cosa più odiosa per un ragazzino. E io lo odiavo, sì. Ti capisco. E invece ascolta, tra tutti, allora, al Macabro abbiamo visto passare degli artisti, permettimi il termine, della Madonna, perché ricordavo prima Nico dei Velvet Underground, ricordo tantissimi artisti, Vinicio Capossela, i Subsonica poi nel 97-98, quando il loro primo concerto in assoluto. Tra tutti quelli che sono passati e che si sono esibiti, ti chiedo, c'è un artista in particolare che ricordi più volentieri o che magari ti ha colpito di più umanamente? Ma sicuramente quello che hai detto tu, che Nico è stato un colpo vederlo al Macabro, vedere anche una donna che continuava a suonare andando in giro con il suo gruppo, Erika Radom ed Ebella Maiz, suo figlio Fidel Ebelon, l'ho riconosciuto, e faceva musica nonostante tutto, era anche un po' decadente. Sì. C'è un film tra l'altro che hanno fatto ultimamente che si chiama Nico 1988, che racconta quegli anni di Nico. Però a discapito di tutta questa sofferenza personale, quando si metteva sul palco c'era una magia incredibile. Posso solo immaginare, mi dispiace, che io ero un bambino. È un altro, proprio perché eravamo in pochi, mi ricordo il concerto dei CCCP, wow, lindo, cui c'era Fatur che vibrava nudo al Macabre, ed avevano messo in giro per il locale delle tagliole, ma vere, grandi, e ci buttavano dentro la bandiera della Democrazia Cristiana. Non ci credo, fantastico. E tu devi capire che allora la sede della Democrazia Cristiana era accanto al Macabro. Sì, è vero. Era democristiana tipo a 60%, esatto. Per cui, come dire. Bello. Non era facile. Bellissimo aneddoto questo, assolutamente. Senti Luca, io ti ho chiesto di scegliere due canzoni per questa puntata. Sì. La prima, diciamo che un pochettino me l'aspettavo, nel senso più o meno potevo immaginare, con la seconda mi hai stupito, ma andiamo per gradi. La prima, anzi, te la lascio annunciare a te, e se mi dici il perché di questa, tu canzoni, penso che dischi ne hai e ne hai avuti tanti, quindi se hai scelto questi due brani ci sarà sicuramente un motivo. Allora, la prima è un pezzo dei Talking Heads, Once in a Lifetime. Esatto. Perché io penso che siano uno di... Si riferisce al periodo degli anni 80, la New Wave, il periodo in cui io ho iniziato a mettere musica. Ed era la musica nuova di quel momento. Ed è anche una canzone che è invecchiata bene, cioè anche adesso, secondo me, tu la metti, assolutamente, ed è una canzone completamente attuale. E anche David Byrne, il cantante, leader del Talking Heads, penso che sia uno che è invecchiato bene. Una voce fantastica, una delle voci più belle, secondo me, di sempre. È un po' perché questo momento un po' tosto, dove siamo chiusi in casa, c'è il testo che un po' ti porta alla volta, un po' via, no? Potresti ritrovare a vivere in una capanna che ti dà il riparo, e potresti ritrovarti in un'altra parte del mondo, ritrovarti dietro il volante di una nuova automobile. Lascia che passino i giorni, fa che l'acqua mi tenga fermo, lascia che passino i giorni, l'acqua scorrerà sottoterra. Un po' anche per questo, per il testo di questa canzone. Bene, allora guarda, facciamo che andarcela ad ascoltare. Tu rimani in linea, ma se riesco te la faccio ascoltare anche a te. Se ti può far piacere, sappi che nella rotazione musicale di Radio Brown & Ross questo pezzo c'era già. E quindi, come vedi, noi ci stiamo dentro a livello musicale. Ce l'ascoltiamo, tu rimani collegato, mi raccomando. Yeah. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, and you may
same as it ever was. 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 Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Sulle frequenze virtuali di Radio Brown The Rocks abbiamo sentito i Talking Heads, Once in a Lifetime, canzone che ci ha fatto ascoltare il buon Luca Busso in collegamento telefonico con noi. Luca, ci sei ancora? Eccomi. Eccoti. Ascolta, è arrivata direttamente da Pattaya, dalla Thailandia, una domanda un pochettino irriverente per te. Mi dice Mario, fatti dire come mai nell'81 c'è stata la possibilità di far venire gli U2, ma Dorina non li ha voluti. È vera questa cosa? No, Mario, è vero. Va bene, bene, anche perché io sono un fan sfegatato degli U2, quindi non ve l'avrei perdonata. A parte che U2 nell'81 erano già belli grossi, te lo assicuro. Immagino. Nel Lione facevano già 5.000 persone. Sì, infatti, anche perché Boys, il primo disco degli U2, mi pare sia del 79, quindi 78-79, sì, quindi assolutamente sì. Luca, andiamo avanti e ti chiedo se c'è un aneddoto in particolare che ti fa piacere raccontare, dei tanti che sicuramente avrai vissuto nella grotta. Oh, cavoli. Allora, uno che mi piace sempre raccontare, perché mi piace, è relativo a un concerto. Il gruppo, un ottimo gruppo, si chiama Thin White Rope. Praticamente era inverno, nevicava, loro arrivavano da Genova, erano in ritardo, c'era la neve sugli Appennini. Quindi mi chiamarono, ovviamente da un altro lì, perché non c'erano i cellulari. Esatto. E dissero: arriviamo. Era un concerto molto atteso, quindi facevano entrare la gente dicendo: ok, arriveranno. Quindi il locale era pieno, ma non c'erano gli strumenti, non c'era niente. Arrivarono i Thin White Rope con una professionalità pazzesca, una velocità pazzesca, scusandosi, montarono tutto in 10 minuti, 1, 2, 3. A concerto della Madonna. I gruppi di una volta. Me lo ricordo proprio come un attacco, o come la gente impazzita, brividi, capito? Cioè, che bello. Non è che ha fatto soundcheck, niente, hanno staccato diretti. Guarda, io ho avuto l'occasione di vedere una decina di concerti, almeno di quelli più belli, e l'atmosfera che c'era nei live, anche perché avere il palco alla stessa altezza, quei soli
12-13 centimetri di palco che c'erano, avere il gruppo alla stessa tua altezza, quasi potendoli toccare a 20 centimetri, le gocce di sudore, anzi le gocce di saliva, che oggi col Covid sarebbe un bel problema, che ti finivano addosso del cantante, quell'atmosfera lì veramente io non l'ho mai più provata in nessun posto, penso, in nessun concerto, credo. Era un po' stretto, diciamo. Sì, ma andava benissimo così, fidati. Ti chiedo ancora una cosa, poi prima di salutarci, tu e la tua famiglia, va lì, e tua mamma, siete consapevoli di ciò che avete fatto attraverso questo locale? Di quanto abbiate modellato anche culturalmente, non solo musicalmente, le anime, i cuori dei braidesi e dei tanti fratelli che hai? Perché grazie a, cioè, tua mamma per noi è un po' una mamma, e quindi ci pensi mai a tutto ciò? Ma guarda, io penso che questa qui è una cosa che è partita in qualche modo non solo da noi, è partita da un gruppo di persone. La famiglia era un po' più larga di così, perché all'inizio, quando si fece rock, c'erano le veglie rock, c'era alcuni agenti di Bra che lo facevano, poi le serate di Wave erano iniziate, Giuseppe Nalpoli, poi sì. cioè, in verità ci sono state tante persone che hanno contribuito a rendere quel locale speciale. Magari noi eravamo una famiglia, quindi riuscivamo a rendere un'atmosfera familiare, perché certe volte anche a noi non sembrava neanche di lavorare, di fare le feste, a certe volte non si chiudeva più, proprio per fare, perché ci divertivamo. Però penso che il merito sia da allargare un po' di più, capito? Cioè a una famiglia un po' più allargata di quella sicuramente di Dorina, che è l'anima del locale, però bisogna un po' allargare, secondo me. Sicuramente. Questa cosa. Luca, ascolta, io salutandoti ti invito quindi a darmi adesso la spiegazione del perché del secondo brano che hai scelto. Io ti chiedo scusa, ho dovuto tagliare circa un minuto iniziale di intro, perché come sai è un intro molto lungo, e quindi ti chiedo il perché di questo brano di Prince. Allora, intanto perché è uno dei pezzi che io mettevo in chiusura certe volte. Okay. Pezzo molto triste. Esatto. Però Prince è importante perché Macabre ha avuto, dopo gli anni 80, la New Wave, eccetera, c'è stato un cambio alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, dove abbiamo cominciato a mettere anche Black Music, no? Sì. E anche Prince. Ricordo con la gente anche che si incazzava, diciamo. Ricordo il Natale, il Nero Natale, ricordo, quindi di fatto tutto di musica Black. Però anche nelle serate venerdì, eccetera, arrivava tutto l'hip hop, eccetera, ma anche Prince. E la gente diceva, ma no, ma questo non è rock, capito? E io dicevo, no, ma questo è figo. Abituatevi. Capito? Abituatevi, perché qui c'è della musica nuova che arriva. Esatto. E quindi Prince, io poi ho visto due concerti di Prince nella mia vita, tre più belli concerti che ho visto un po' per la mia vita. I concerti Sign of the Time qua a Milano. Wow. Mamma mia. Bellissimi. E poi perché questo pezzo parla... è un pezzo un po' struggente, però no, che parla di aprile, siamo ad aprile, dice che a volte nevica ad aprile. Già. A volte mi sento così triste, a volte spero che la vita sia eterna e tutte le cose belle, dicono, non durano. È una canzone che parla di Tracy, che morì subito dopo una lunga battaglia della guerra civile. Quindi è un pezzo, diciamo, che parla di una mancanza, di una morte. In questo momento io penso che bisogna pensare anche alla gente che ci sta lasciando. Assolutamente. E io penso anche in questo momento a mia sorella Sara, che ci pensiamo tutti. Tempo fa. Dicevo in apertura, dicevo Luca, scusa se ti interrompo, dicevo in apertura che quel giorno, quando ci siamo visti l'ultima volta, anche io e te, quel giorno nel momento in cui ci siamo ritrovati al bar, tutti quanti, in questa tavolata mega galattica, in cui c'erano persone di 60 anni, anche 70, fino a persone di 20, io lì ho capito che era il momento di far partire questo programma, quindi anche in questa mia trasmissione ovviamente c'è dentro un po' di sale. Un bel po' di Sara. Un po' di Sara, e comunque questa canzone a me fa venire i brividi di base per quello che l'ho scelta. Cioè, va bene. Poi. Allora, guarda, Luca, io ti saluto, ti lascio ancora qualche secondo se vuoi salutare qualcuno che è all'ascolto. Sappi che sono in tanti, sono veramente in tanti che stanno ascoltando, e quindi se vuoi approfittarne, hai tutto il tempo che vuoi. Io saluto tutti. L'importante è che non mi facciano richieste di mettere
qualche pezzo, per il resto va bene tutto, parliamo di tutto cosa volete. Chissà quante te hanno fatte, ma ringrazia, ringrazia che ai tempi non c'era il reggaeton. Ringrazio. Infatti, capito? A me all'inizio mi chiedeva sempre i Doors, i Doors. Esatto. Sempre, il personaggio tipico era un po' fatto. Ma ti è andata ancora bene, fidati che ti è andata ancora bene. No, non so, è andata ancora bene, però. Luca, io ti ringrazio tantissimo e ti lascio quindi con questa Sometimes It Snows in April di Prince. E ti saluto e ci risentiremo sicuramente. Mi ha fatto molto piacere sentirti. Mille. Ciao Luca, buona giornata. Grazie, buona giornata. Tutti, ciao. E dopo aver sentito quindi Luca Busso, storico DJ, figlio di Dorina, e che altro dire? Adesso regista, ci andiamo a sentire questa canzone che ha scelto di Prince. Tracy died soon after a long fought civil war. Just after I wiped away his last tear. Guess he's better off than he was before. A whole lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. I used to cry for Tracy 'cause I want to see him again. But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. A time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, afraid to die unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realized no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes, sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow.
Maybe one day I'll see my Tracy again. Ciao Roby, io come tu sai sono uno di quelli che purtroppo non l'ha vissuto quel locale in prima persona, perché nella mia prima vita io facevo dell'altro, purtroppo. E però grazie al tuo programma quest'oggi ho potuto davvero toccare con mano quello che ho sempre sentito intorno a quel posto. E sentendo parlare Luca mi rendo conto di quanto davvero Bra debba essere grata a ciò che loro ci hanno lasciato, loro e il suo gruppo, come diceva Luca adesso. E mi permetto di fare, visto che siamo in epoca di compleanno, un piccolo paragone con quello che stiamo facendo noi. Radio Brown the Rocks sarà probabilmente ricordata, forse anche un po' come quella che ha dato un segnale nuovo alla Bra del 2019. Questo che avete sentito era Marco Rock, mio socio, nonché conduttore e speaker di Radio Brown the Rocks, che faceva questo paragone che mi fa molto piacere con questo nostro progetto che tra poco compirà un anno, quello di Radio Brown the Rocks. Ma noi dobbiamo andare avanti perché, ok, abbiamo pianto, abbiamo ricordato i tempi passati, abbiamo letto i vostri messaggi che continuano ad arrivare. Io mi scuso se non riesco a leggerli tutti, ma fidatevi, sono veramente tantissime. Anche le richieste che mi arrivano, mi arriva adesso una richiesta, ma le segno tutte, le segno, e nelle prossime puntate provvederò a farvele ascoltare assolutamente tutte quante. Però adesso io vorrei che noi ballassimo, e quindi vi lascio con tre canzoni di fila che vi faranno sicuramente ballare. Arrivano una dagli anni 70, le altre dagli anni 90. Sentite un po' cosa parte qua sotto. Lui è il mitico Iggy Pop, questo è The Passenger. Belongs to you and me, so let's take a ride and see.
things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. Intanto mi arriva il messaggio di Ale Astegiano che mi scrive lacrime, lui che Iggy Pop l'ha fotografato, per questo sappi che ti invidio parecchio parecchio. Devo fare un appello perché Moroni nel 1998 in una serata di un venerdì perse una felpa azzurra, quindi fa un appello casomai qualcuno l'avesse ritrovata, ci teneva molto, quindi fateci sapere al 349-192-7726 se qualcuno avesse casomai ritrovato la felpa del Moroni. Ma noi andiamo avanti perché continuiamo a ballare e lo facciamo con gli House of Pain. The Rocks. Join the club. E come ci ricorda il nostro jingle, negli anni 90 è l'era del reggae italiano, delle posse, assalti frontali, che erano un po' più rap che posse, e poi c'erano i 99, c'erano gli Africa United, i Fratelli di Soledad, e io ho scelto un brano delle posse, Bisca e 99 posse, guai a chi ci tocca. Mm-hmm.
va dritto al suo bersaglio. L'istinto batte il tempo, deciso, uno sbaglio preciso, come la cassa dritta in quattro che rimanda una danza antica, tribale, bellico, sa danza, rinasce in una stanza, mentre il resto della casa è in fiamme. Le temiamo ma non c'è una e a me, fiamme sul cappello, sirene e camionette. C'erano in quello come Manganiello e l'elmetto, non hanno rio di ricino ma stanno attaccando, quando si gioca tutto retto in gioco vincendo. Si fa duro, i duri iniziano a giocare, ma non è un fatto di palle, i nazi possono passare, duri lividi sul corpo, le lotte e le parole, scateniamo tempeste, ma preferiamo il sole, guarda, canna fatta sasà, senti, eia eia la la, odia la loro violenza, ma giura, qualcuno paga. Niente, ci siamo dilungati un pochettino. In teoria la mia idea di programma era quella che dovesse durare un'oretta, ma qui sforiamo, ma io credo che vi faccia piacere perché vedo che rimanete sintonizzati e questo non può che darmi una grandissima gioia. Adesso vi spiego quella che è una rubrica che ho pensato, che ho anche in mente da un po' di tempo, perché dovete sapere che durante le serate, soprattutto quelle del mio carissimo amico Gianluca, che starà sicuramente ascoltando e che saluto, lui DJ bravissimo oltretutto, ci tengo a precisarlo, un DJ che al Macabro avrebbe sicuramente spaccato, peccato che abbia cominciato più tardi questa sua carriera. Perché? Perché noi ci ritroviamo molto spesso, quando sentiamo una canzone, a dire: pensa quanto l'avremmo ballata al Macabro questa. E allora io mi sono inventato questa rubrica dal nome "E se ancora fosse aperto?". E allora vi chiedo anche a voi: se ancora fosse aperto il Macabro, mandatemi quelle che secondo voi sono le canzoni, ovviamente uscite dopo il 2007. Ricordiamo che il Macabro ha chiuso, se non era dicembre 2007, e quindi le canzoni uscite dopo la chiusura che avremmo sicuramente ballato e che balleremmo magari stasera, ovviamente se non ci fosse il lockdown, se ancora il Macabre fosse aperto. Io come prima canzone ho scelto questa, che è una canzone dei Daft Punk del 2013, presa dall'album Random Access Memories, una canzone stupenda, è Lose Yourself to Dance. Chance to take a break. This
Ditemi, non è vero che l'avremmo ballata volentieri? Io sono certo, certo di sì. Ci avviamo alla conclusione di questa prima puntata di C'era una volta le Macabre. Io spero vivamente che il format di questo programma vi sia piaciuto. Prometto che nelle prossime puntate passeremo anche tutti quei brani che mi avete indicato sul gruppo Le Macabre Mon Amour su Facebook. Ci tengo a farveli ascoltare. Prometto di avere sempre degli ospiti. La prossima puntata non so ancora chi ci sarà. Contatteremo anche tutti i DJ che sono passati dal Macabre. Ci tengo anche a contattare coloro che erano una figura un po' particolare, che sono entrati anche loro nella storia del Macabre. Ci metto Cristiano, ci metto Luca, ci metto Samba, coloro che, se vi ricordate, raccoglievano i bicchieri dai tavolini. Li saluto perché ci tengo, sono degli amici e ci tengo a salutarli. Che dire, è il momento di chiudere. Voi rimanete collegati perché avrò ancora per voi un intervento finale per i saluti, ma quando si chiudeva al Macabre solitamente lo si faceva con un pezzo lento. Io ricordo questa cosa qua, il classico pezzo scaccia persone, che poi non le scaccia, anzi le invita a rimanere ancora di più, ma soprattutto adesso che si chiude con gli Oasis e Wonderwall, mi raccomando, usciamo dalla grotta e tutti quanti da Irma a mangiare le cozze alle 4 di notte. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Gonna be the one that saves me.
sulle note di Wonderwall degli Oasis, quando ancora i fratelli Gallagher si volevano del bene, io sono giunto al momento in cui vi devo salutare. È stato bellissimo stare in vostra compagnia, anche se virtualmente da lontano non vi posso vedere, ma non vi posso sentire, ma ammetto di avervi sentiti e come, con il cuore, con i vostri messaggi al 349-192-7726. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 15, con C'era una volta Le Macabre, ricordandovi quindi di iscriverci sulla nostra pagina Facebook, sul gruppo Le Macabre Mon Amour, al nostro numero 349-192-7726, tutte quelle che sono le vostre sensazioni, i vostri ricordi per quanto riguarda la nostra magica grotta. Vi chiedo anche scusa, uno speaker radiofonico non dovremmo essere freddi come il ghiaccio, invece io mi sono lasciato andare, qualche lacrimuccia e qualche tremolio nella mia voce si sarà sentito sicuramente, ma credetemi, è stato inevitabile dopo un'esperienza di vita al Macabre. L'avevo messo in conto, non credevo così, ma l'avevo messo in conto. Ne approfitto ancora per ricordarvi che dopo di me alle 17, come tutti i giorni, andrà in onda lo speciale Io resto a casa, la voce del sindaco, con la telefonata quotidiana che facciamo al nostro sindaco Gianni Fogliato. Ci sarà Checco alla conduzione, adesso vediamo se io o Marco in regia, e quindi non mi rimane altro che darvi appuntamento a venerdì prossimo, e mi raccomando, rimanete sintonizzati sempre su Radio Brown & Rocks, non solo quando c'è questo programma, perché la 24H di musica di Radio Brown & Rocks è composta per la maggiore proprio di questo tipo e questo genere di musica, quindi non state ad ascoltare le altre radio, non guardate la TV, sentite Radio Brown & Rocks. Buona serata a tutti da Roby e da C'era una volta Le Macabre. C'era una volta. Hello. Le Macabre. Freestyle.